Buongiorno a tutti. Oggi sono in compagnia delle mie cugine Federica e Marcella. Yeah. Che vanno come delle matte, quindi farò fatica a starle dietro. Lei è personal trainer, mentre la Marci è una gran camminatrice. Ma poi facciamo stretching. Ci troviamo ad Alagna in Val Sesia. Percorreremo uno dei sentieri più classici di questa zona, che porta a Rifugio Barbaferrero, proprio ai piedi del Monte Rosa. Detto questo, volevo ringraziarvi perché ho raggiunto i primi 1000 iscritti del canale. Yeah! Piccola soddisfazione personale. Quindi grazie per continuare a guardarmi e ci vediamo lungo il percorso. In questo momento ci troviamo sul sentiero che da Piazzale Vold va all'Alpe Pile, dove si trova anche il Rifugio Pastore, che è un percorso facilissimo di circa un'ora. In alternativa al sentiero si può prendere anche la navetta, che parte sempre da Piazzale Vold e con 3 euro circa ti porta fino al Piazzale dell'Acqua Bianca, che si trova a 15 minuti dal rifugio. Poi dal Rifugio Pastore proseguiremo e arriveremo al Rifugio Barbaferrero nell'Alta Valsesia. Buongiorno. Possiamo fare una foto nella nostra casetta. Siamo arrivati all'Alpe Pile. Qua dietro c'è il Rifugio Pastore. L'ultimo pezzettino era abbastanza faticoso, gli ultimi 20 minuti, però anche i bambini ce la fanno comodamente. Anche i bambini. E anche Federica. Eccolo qua. Monte Rosa, avvolto nelle nubi. Le cugine fotografe. Beh, qua è proprio bello, per venire in famiglia è l'ideale. Guardate che bel tratone. Qua ci sono anche le piazzole per le tende. Allora, adesso qua dall'Alpe Pile, praticamente prendendo a sinistra, si va all'Alpe Bors, rifugio Crespi Calderini, 40 minuti. Noi invece prendiamo l'altro sentiero, quello che attraversa il fiume Sesia, e andiamo in direzione Barbaferrero. Ci aspetta una bella camminatina, un'ora e mezza, proprio sotto ai piedi dei ghiacciai del Monte Rosa. Davvero bello qua. Qua c'è la Capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa, si vede un pochino. Bel ponticello. Un'ora e 45. Abbiamo lasciato alle nostre spalle il Rifugio Pastore, l'Alpe Pile e la massa di famiglie e turisti. Ci dirigiamo verso il Barbaferrero, dove ci sarà un pochino meno gente, credo, anche se comunque una meta abbastanza frequentata, partendo da Alagna. Ho voluto farmi un regalo, e più un regalo è una necessità. Finalmente ho cambiato gli scarponi.
ho preso questi scarponi qua della scarpa, per adesso li trovo abbastanza comodi. Ho abbandonato i miei cari vecchi Garmont dopo 8 anni di camminate insieme, ma li uso ancora per tagliare il prato, non sono completamente in pensione. Ciao! Bello questo percorso comunque. E sempre a proposito dei 1000 iscritti, volevo anche dirvi questa cosa qua, che molti di voi che mi seguono grazie al documentario sulla Val Grande che ho fatto due anni fa, e mi fa molto piacere. E se mi hanno poi continuato a seguire, se mi avete poi continuato a seguire, perché comunque apprezzate i miei video, il mio modo di raccontarli. E oggi è una data importante, il 21 di giugno, ed è importante per chi ha visto il documentario, lo sa, proprio perché è l'anniversario dell'eccidio dei 17 giovani partigiani di Baveno. Per chi non ha ancora visto il documentario, è un documentario storico sul rastrellamento del 44 in Val Grande, vi consiglio di andare a vederlo, perché si raccontano dei fatti storici molto importanti per la nostra zona, per l'Ossola ma anche per la Vassesia. E a detta di chi l'ha visto, insomma, è fatto abbastanza bene. Sono orgoglioso di averlo creato insieme ai miei amici. E se siete interessati anche ad andare in Val Grande, sempre sul canale trovate anche video di escursioni in Val Grande, anche meno frequentate, meno battute, dove potete reperire alcune informazioni pratiche proprio per godervi al meglio la vostra gita e escursione in Val Grande. Il sentiero per adesso mi piace molto. Finisce la vegetazione, le piante. Oh, adesso è proprio aperto. Adesso si vede tutto il rosa, senza una nuvola. Davvero una giornata meravigliosa oggi. Sente anche una bella arietta fresca, non fa male. Dire che la vista dei ghiacciai è sempre molto molto suggestiva. Mette anche un po' di tristezza però sapere che probabilmente fino a pochi anni fa questo ghiacciaio arrivava fino giù, era tutto coperto. Siamo quasi arrivati al rifugio. Adesso ho lasciato davanti le mie due guide alpine. Bello. 5 minuti dovremmo esserci. Che figata! Sembra un po' lo sfondo di Windows XP. Nero! Nero!
al tuo zio e ciao. Cosa mangi, Fede? Insalata di riso e verdure. 120 grammi di pollo. 120, attenzione. Avete un tè freddo o qualcosa? No, ti lascio un po' freddo. Grazie. Le cugine prendono il sole. Cascata. E guarda che non ha finito, eh. Sì, sì, va giù. E adesso tu c'hai la vista accattiva. Guarda, guardala lì. Io non vedo. Arriva qua, ragazzi. Giulia. Ciao mamma. Noi. Bene, ragazzi, siamo arrivati al Barbaferrero. Qua dietro alle mie spalle. Paesaggi e la giornata sono meravigliosi, non potevamo scegliere una giornata migliore per fare questo percorso. Il rifugio merita tantissimo, il proprietario è super gentile, simpatico. Noi oggi abbiamo pranzato al sacco, ma la prossima volta sicuramente ci fermiamo ad assaporare un po' di cucina locale. Ho visto di quei taglieri di salumi e formaggi che uscivano che mi hanno fatto un po' di gola. È la prima volta che vengo qua in Alta Valsesia, devo dire che mi piace tantissimo. Il ghiacciaio della Piode lì è spettacolare. Si vedono proprio i riflessi del ghiaccio, le ombre, è qualcosa di incredibile. Io che ho sempre avuto paura del ghiaccio e della neve, boh, chissà che magari in futuro qualche escursione con i ramponcini si andrà a fare. Comunque, se state cercando un bel sentiero in Valsesia, super consigliato, assolutamente, Rifugio Barbaferrero. E con una bella giornata di sole si gode di un panorama incredibile sul Monte Rosa. Sono davvero contento di esserci venuto. E niente, adesso noi proseguiamo, penso che chiuderemo il giro ad anello passando dall'Alpe Testa Nera, in questa direzione. E poi scendiamo di nuovo ad Alagna. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete iscrivetevi al canale, grazie ancora di nuovo per i 1000 iscritti, mi fa davvero piacere, spero di poter continuare insomma a portare dei contenuti sempre più di qualità e interessanti per voi che mi seguite. Un saluto da Rifugio Barbaferrero e dal Monte Rosa, alla prossima!